Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale, ma soprattutto benvenuti a una nuova challenge. Qualche giorno fa sono stata alla nostra amica Lidl, che sapete che acquisto sempre un sacco di roba lì alla Lidl, e ho trovato questa linea che si chiama Alpenfest e veramente c'era tantissima roba, tantissimo cibo e ho cercato di acquistare il meno possibile per poter fare una challenge, ma comunque ho esagerato, come vedete, proprio dai canederli, rösti, addirittura lo strudel, le palle di Mozart ho trovato, la tisana per stasera, cioè di tutto di più. E tra l'altro sarò anche da sola a fare la challenge perché mio marito è via per lavoro. Ci sarà stasera, quindi mi aiuterà soltanto per cena. E quindi spero di riuscire a mangiare tutto. O nel caso quello che avanza lo mangerò domani, Qui non si butta niente, lo sapete già se mi seguite. Quello che non mangiamo lo diamo alle galline comunque. Quindi non viene sprecato assolutamente niente. E tra l'altro, se volete che faccia un video delle 10 cose da mangiare in un determinato paese, non so, in questo caso possiamo fare zona Sud Tirol e Austria, diciamo, scrivetemelo qua sotto nei commenti, visto che è un po' che non faccio più questo format di video e so che vi piace veramente tanto. E visto che è una cucina che a me fa impazzire, lo farei molto volentieri, quindi scrivetemelo qua sotto nei commenti. Adesso andiamo subito a far colazione perché ho fame. Per colazione farò questo pancake con l'uvetta, anche se qua dietro leggo frittata dolce, è la cosa a me che mi ispira molto perché sapete che non sono le uova, però vabbè. E niente, da far scaldare in microonde o in padella, vabbè, lo farò in padella. 10 minuti e ci siamo, e lo assaggiamo così facciamo la colazione. Diciamo che l'aspetto non è proprio dei migliori, quindi speriamo almeno nel gusto. Ok, ci siamo, è uscito un bel piattone, il profumo è molto buono, vi dico la verità, quindi speriamo bene anche nel gusto. Io spero che non sappiano troppo di uova più che altro. Sono caldi? Sì, sono caldi. Un po' di uova, sì. Si sente. Però sono dolci al punto giusto. L'uvetta io non l'ho beccata. Provo un altro pezzo. Qua. L'uvetta la vedo qua. Non è male. L'unica cosa che io sento un po' questo sentore di albume uovo che, insomma, a me non va. Però in generale non è male. Anche, ripeto, la dolcezza giusta, non è troppo dolce. Con l'uvetta è ancora più buona. Quindi dai. Provato. Mono, dai. Per la colazione siamo a posto. Quindi noi ci vediamo direttamente a pranzo. Ok, siamo arrivati all'orario del pranzo. Ho deciso di farmi i canederli, knödel in questo caso, con lo speck. Queste sono delle polpettine di pane. E poi faremo i rösti, che invece sono fatti con le patate. Di solito sono delle polpettine rotonde, insomma, invece in questo caso sono fatti a bastoncini. Andiamo subito a prepararli perché davvero non vedo l'ora di assaggiarli, perché sono cose che a me piacciono tantissimo, quindi spero che non mi deluderanno, anche perché se sono buone me le ricompro di sicuro, Eccoli qua! Allora, per quello che riguarda i canederli, io ne ho fatti solo due invece di quattro, perché nella confezione ce n'erano quattro, ma insomma era un po' troppo, anche perché anche i rösti non sono pochi. Adesso assaggiamo immediatamente, e vabbè, inizio ad aprirli questi perché li ho appena tolti dal fuoco, li ho conditi soltanto con un pochettino di burro fuso, proprio perché volevo sentire bene il gusto. Inizio a tagliarli perché sono bollenti, ovviamente. Mamma mia, che profumino che hanno di speck, spettacolo. Però assaggiamo prima i rösti.
Ah, facciamo così che facciamo prima. Via con le mani. Un pochettino mollicci. Mancano un po' di sapore. Mi manca qualcosa, diciamo così. Non sono proprio eccezionali, purtroppo. Forse perché di solito quelli che mangio io sono con lo speck, quindi sono molto più saporiti. Mentre questi, quindi non credo che li ricomprerò. Buoni, ma non buonissimi, diciamo così. Proviamo i canederli. Comunque i pancake di stamattina non sono riuscita a finirli tutti perché erano veramente tanti, tanta roba. E li ho portati giù anche ai miei genitori, quello che è avanzato, e sono piaciuti tantissimo anche a loro, quindi pure loro li hanno promossi. Adesso proviamo questo canederlo allo speck. Devo dire niente male questo, eh? Devo dire niente male, si sente bene anche lo speck. Questo sì. È proprio bello saporito. E non è neanche così tanto stupposo, essendo fatto comunque con del pane secco. Non risulta comunque stupposo o asciutto. Buono. Questo approvato in pieno. Comunque, come avete visto, io sotto vi lascio sempre anche il prezzo di quanto li ho pagati io adesso che siamo a marzo 2023. Poi non so quando è che guarderete voi questo video. Sapete che i prezzi continuano ad aumentare. Comunque il prezzo che vi metto è quello che corrisponde ad adesso, ovviamente. Veramente buono. Niente, ci vediamo dopo perché voglio assaggiare le palle di Mozart. È arrivato il momento di mangiare il dolcetto, le famosissime palle di Mozart. Praticamente sono delle praline di marzapane, c'è anche il pistacchio, nocciola, cioccolato, mandorle. Cioè io non so perché non le ho mai assaggiate, veramente, è la prima volta, giuro. So che può sembrare assurdo con tutte le volte che sono stata in Austria, però vabbè, le proviamo adesso. Che belline, guardate. Sono proprio come quelle originali. Spettacolo. Non vedo l'ora di assaggiarne una. Ma no, quasi mi dispiace aprirla. Veramente. Che bello. Mi sa che mi conserverò una carta. Vedete, sono proprio fatte così. Sono delle praline. Provo a morsicarne a metà, almeno vediamo dentro com'è fatto. Non è male. Veramente non è male. Diciamo che non è nei miei dolci preferiti, però merita. Merita veramente. Approvate, assolutamente. Non pensavo. Complimenti. Per adesso l'unica cosa che mi hanno lasciato un po' così, un po' con un nì, sono stati i resti. Per il resto era tutto veramente buono. Anzi, sapete cosa vi dico? Io me ne mangio un altro, cioè veramente. Mamma mia, non pensavo. Complimenti. Questo vedo ancora meglio. Vedete? Io me li mangio tutti e devo portarlo via. Basta. Ci vediamo più tardi per la merenda. Merenda!
Per merenda mangeremo questi mini bretzel salati ricoperti di cioccolato. Vediamo un po' come sono. Il profumino è delizioso. Sono molto carini con la loro bella forma originale. Tanta roba. Buoni. Si sente proprio il salato del bretzel e il dolce del cioccolato. Veramente buonissimi. Mamma mia. Ottimi. Li ricomprerò di sicuro. Quando vedo i bretzel mi vengono in mente quelli che ho mangiato a Bressanone. Mamma mia. Se non avete visto il video ve lo lascio qua sopra, andate subito a vederli perché una roba spettacolare. Abbiamo mangiato di quelle cose deliziose veramente. Mamma mia. Rischio di mangiarmi tutto il pacchetto. Il problema è che poi mi rovino la cena, perché per cena avremo veramente tante cose da mangiare. Meno male che c'è mio marito che mi darà una mano. Quindi ci vediamo più tardi. Io questi li metto via perché sennò so già che faccio il disastro. Via. Ok, siamo arrivati al momento della cena. Ho già infornato il dolcetto, che ovviamente è uno strudel, uno dei miei dolci preferiti. Come è pronto lo strudel, inforneremo anche questo, che assomiglia a una specie di polpettone. È un prodotto a base di carne suina a forma di pagnotta. Praticamente una volta cotto va fatto a fettine e servito con la senape. Poi di contorno ci sono anche queste che sembrano delle crocchettine. Praticamente sono fatte con il formaggio brie. Boh, proviamo. E poi ci saranno anche dei salamini che vi farò vedere dopo. Sto uscendo da una cosa di Barbara D'Urso, vero? Ah sì, la mia lampada. E niente, come vedete è arrivato anche mio marito, è ora di cena. Abbiamo appena sfornato il polpettone. Adesso ci penserà lui a tagliarlo, perché sapete che io sono un disastro. Prima di tutto di tagliarlo, capire cos'è. È una specie di carne di suino con varie spezie, non lo so. È una roba strana. Quindi taglio io? Sì, sì, poi ho preso fuori anche la birra che berrà lui. Questi salamini. Mamma mia, sono dei salamini al formaggio. Erano questi qua praticamente, una roba stranissima, proveremo anche quello. E le crocchette sono quasi pronte. Lo strudel è già pronto. E con le crocchette mi sono dimenticata di dirvi che c'era dentro questa salsa al mirtillo. Non lo so perché è dolce. Quindi la vedo un po' dura io. Tagliamo il polpettone. Ok, taglia il polpettone. Io vado. Potrò appena sfornato. Che praticamente somiglia a un arrosto. Sì, infatti. Molto. Si lascia andare proprio, Niente, vado a togliere anche le crocchette perché non voglio farle bruciare. Praticamente sulla parete per tagliare dovete fare così: due dita senza fare nessun tipo di pressione. Andate avanti e indietro, si taglia da solo. Buono, buono, bello morbido. Perfetto, arrivo subito. No, sono esplose tutte! Dai! Guardate che disastro! Praticamente è uscito tutto il formaggio! Guarda! Hai fatto il polpettone, due polpettoni! Due polpettoni abbiamo! E questi cosa sono? Va bene, e i salamini che dicevo prima. Salamini sono mio, esatto. Sono al formaggio. Vabbè, questa è sana, la prendo io, ciao. Eccola, bravo. Sì, sarà ustionante. Ah, per il polpettone abbiamo la senape, Prego. Ok. Vediamo un po'. Non c'è un pane, non c'è niente? No, ecco un panino? No, ma con tutta la roba che c'è qua, poi c'è anche lo strudel, ecco. Insomma, non esageriamo. Pure dolce. Esatto. Perché questo qua mi dava tanto l'impressione. Io spalmo la senape. Sì, per forza. Però dico, questo qua mi ha dato l'impressione che stava bene in un panino con. Vabbè. Mi dava tanto questa impressione per questo pane. Vediamo. Assaggiamo subito. Fa schifo. No. Buono? Non so, chiedo.
Si fa. Vuol dire che non me l'aspettavo, giuro. Non me l'aspettavo, ma. Mamma mia. È veramente buono. Beh, mi fa di cena perché non la vedo. Facciamo così. Lo provo senza senape. Con la senape è spettacolare. Perché c'è un po'? Mi sembra un po' di dolciastro. Sì, ma allora per me la senape perché quella lì è col miele, ne? Ma provo senza te. No, la senape sono abituato a mangiarla, guarda. Ma infatti il dolciastro è quello la della senape. Ecco. Sì, perché non è dolce. È buono, ragazzi. Mi piace. No, mente. Ma questo qua è classico, no, formaggino quello. Bri. Quello fa schifo. No. No. Perché non è che fa schifo, qua. Fa di tutto, tranne che libri. Ah, ok. Dopo lo provo anch'io. Comunque questo ha provato in pieno, mi piace un sacco. Questi vanno bene se volete uccidere il colesterolo. Sei una spappolata, eh. Io dovrò provare a prendere una di queste crocchette qua, ma è impossibile. Se giri fai più danno, È anche iper... È iperbollente. Cioè dovrei metterci pure quella salsa ma lì. Ma uno che cacchio è una salsa mirtillo, ma qua sopra... E sinceramente non ho il coraggio. È dolce. Che provo un libro. Ah, uno è questo? Sinceramente ha un gusto strano. Questo è profumo sale di giuster. Ah, anche il rumore che fanno in bocca, senti? Pacco. Allora, io si provo, ma... Boh, io no. Ho già capito che già così non mi piacciono tanto. Ma cos'è che sono? Hai questi... Ah, cioè questi con la marmellata? Sì, c'è la dentro la marmellata da metterci dentro. Sembra una cosa da fuggiare, ti giuro. Era così. No, ma la marmellata su no, già. Prego. Ah, Massimo scappa in bagno a vomitare. Dai, Dai, 3, 2, 1. No. Vomita. Buona, Vuoi provare con questo? No. Ma non ci azzecca per niente sto gusto. Già le crocchette lì, sinceramente, bocciate. Va bene, mangio io. Con la salsina qua sono una roba. Vabbè. Ma questo sarebbe... Aspetta che non l'ho ancora provato. Io sì, già. Salamini con formaggio, te l'ho già detto 30 volte. Praticamente un impasto di Jupiter. A mio avviso. Ci sono, ok, ci credo. Mi sembra un Jupiter. Ma sono affumicati. Certo che sono affumicati. Buoni. Buoni. Niente, comunque le crocchette a me non sono piaciute per niente, il resto sì. E la birra, facciamo così, assaggio un che se non sono di birra, però... È leggerissimo. Pensavo fosse più amara. No, è leggero. No dai, quindi non è male nemmeno la birra, ottimo. Questi abbiamo scoperto che non sanno di birra. Sì. Per adesso, l'ultimo posto, ci sono proprio queste crocchette qua e al penultimo i rösti. Poi vediamo per... Sì, non mi sono piaciuti. Dove sono i rösti? No, li ho mangiati io a pranzo. Ah. E poi ci vediamo per lo strudel. Che cos'è sto coso? È lo strudel. Praticamente era già tagliato così a tre blocchi, non è che l'ho tagliato io. Sì, perché sono tagliato anche perfettamente. Quindi, quindi è impossibile che ero io. Vabbè, lo mangiamo con le mani, tanto cioè chi se ne frega. Si può mangiare? Ma sì, posso? Proviamo. Comunque ci sono dentro dei bei pezzettoni di mela, eh. Quindi speriamo bene. Il profumo poi non promette bene. No, no. Ho mangiato metà di questo, no? È pastura. No? Quello sì. Poi si sente la cannella, l'uvetta. Sì. È buono, non mangiate di migliori, però è buono. Assolutamente. Cioè, ovvio, non è una cosa di pasticceria, eh. Vabbè. Ci sta. Adesso una roba del supermercato. Non è male. È assolutamente. No. 180 pulia di mela. Era ripieno di mele proprio. C'era una mela di purea di mela e pezzettoni. Questo qua cos'è? Sia purea che pezzettoni c'è dentro. Cioè, infatti facciamo un'analisi, se lo apro. Un'analisi, aiuto. Se lo apro e faccio così, se mi prendo sul purè, però più che purè è mela. Sì. È una mare di zucchero, quello sì. È proprio after strudel. Scusate per i tedeschi. Sicuramente ho detto una cagata. Cavolo, hai detto scusa?
Ripetilo. Volevo dire strudel di mele. After strudel. Aftel. 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 No, come cacchio si dice, non lo so, scusatemi. Veramente, è un tedesco. Mi piace il cibo tedesco, ma non so assolutamente parlarlo, è troppo difficile. Quindi, a tutti i tedeschi, se volete linciarla, prego. Io anch'io non sono capace di tedesco, però ho sempre sentito che si chiama After strudel. After strudel. Perché l'after è un'altra cosa, l'after è un'after strudel. Eh sì, in effetti. Vabbè, niente. Ci manca ancora di assaggiare la tisana. Ok, ho già preparato la tisana, già l'infusione da un bel po' di tempo. Vedete che bello il filtrino. L'ho messa nella mia tazza della Giordania. Allora, vi leggo gli ingredienti. Praticamente un infuso alle erbe con la mela. Gli ingredienti sono mela, citronella, piantaggine, menta, ortica, verbena, salvia, achillea, serpillo, alchimilla, fiore di sambuco. Adesso assaggiamo. Sì, certo, di tutto di più. Io non metto zucchero, la bevo così. No, buona. Si sente la mela, però si sentono anche tutte le varie erbettine. Buona. È rinfrescante? Beh, è calda. Sì, no, muovi. Si può avere anche fredda? Certo. Sì, perché è a base di mela. È una mela aromatizzata con varie pianticelle, insomma. Che a me di solito le tisane, quelle alla frutta, non mi piacciono. Però questa, visto che ci sono tutte queste erbette qua, mi gusta. Mi gusta, sai. Un po' mossa anche questa. Niente, la nostra challenge è finita, abbiamo mangiato un sacco di roba, soprattutto io, le ho mangiato soltanto stasera le cose qui, io ho mangiato un casino oggi, dopo li faccio provare anche le palle di Mozart, che veramente molto buone. E niente, mettete un mi piace, fatemi sapere, come vi ho detto stamattina, se volete un video anche dei 10 cibi da mangiare in Austria e su Tirol, e ci vediamo al prossimo video.